Ciao, sono il dottor Max, della PharmaMax, che si occupa della pubblicazione dei foglietti illustrativi dei farmaci in formato video, dove io personalmente vi leggerò i bugiardini. In questo video ti leggo il bugiardino del farmaco. Liometacen Chiesi Italia S.P.A. Ultimo aggiornamento. 19 luglio 2022. Cos'è Liometacen? Confezioni, informazioni commerciali sulla prescrizione, indicazioni, posologia, controindicazioni, avvertenze speciali e precauzioni di impiego, interazioni con altri medicinali e altre forme di interazione, assumere Liometacen durante la gravidanza e l'allattamento, effetti sulla capacità di guidare veicoli e sull'uso di macchinari, effetti indesiderati, sovradosaggio, proprietà farmacodinamiche, proprietà farmacocinetiche, dati preclinici di sicurezza, elenco degli eccipienti farmaci esteri. Cos'è Liometacen? Liometacen è un farmaco a base del principio attivo indometacina sale di meglumina, appartenente alla categoria degli analgesici FANS e nello specifico derivati dell'acido acetico e sostanze correlate. È commercializzato in Italia dall'azienda Chiesi Italia S.P.A. Liometacen può essere prescritto con ricetta RR, medicinali soggetti a prescrizione medica. Confezioni Liometacen 50 mg/2 ml POLV. Per Soluz. INIET. EV 6 fiale più 6 fiale SOLV. Informazioni commerciali sulla prescrizione titolare. Prumedica SRL, concessionario. Chiesi Italia S.P.A. Ricetta. RR, medicinali soggetti a prescrizione medica classe. A principio attivo. Indometacina sale di meglumina gruppo terapeutico. Analgesici FANS forma farmaceutica. Polvere indicazioni trattamento sintomatico degli episodi dolorosi acuti in atto nel corso di affezioni infiammatorie dell'apparato muscolo-scheletrico. Posologia la terapia è da effettuarsi unicamente in ambito ospedaliero, è consigliabile diluire il contenuto di 1-2 fiale in 250-500 ml di soluzione fisiologica o glucosata ed eseguire perfusione venosa goccia a goccia. Velocità di infusione 25-35 gocce/min. Non si consiglia l'associazione di altri preparati nello stesso flacone di fleboclisi. Gli effetti indesiderati possono essere minimizzati con l'uso della più breve durata possibile di trattamento che occorre per controllare i sintomi, vedi sezione 4.4. Controindicazioni grave insufficienza cardiaca. Bambini al di sotto di 14 anni di età. Gravidanza e allattamento. Soggetti con ulcera peptica o lesioni ulcerative gastrointestinali in fase attiva. Storia di emorragia gastrointestinale o perforazione relativa a precedenti trattamenti attivi o storia di emorragia barra ulcera peptica ricorrente, due o più episodi distinti di dimostrata ulcerazione o sanguinamento. Ipersensibilità all'acido acetilsalicilico, all'indometacina o ad uno qualsiasi degli eccipienti elencati al paragrafo 6.1. Epilessia. Parkinsonismo. Inoltre il farmaco è controindicato in corso di terapia diuretica intensiva, in soggetti con emorragie in atto e diatesi emorragica, in corso di trattamenti con anticoagulanti in quanto ne sinergizza l'azione. Avvertenze speciali e precauzioni di impiego. Questo prodotto interferisce con la sintesi delle prostaglandine e di loro importanti intermedi, che sono partecipi di funzioni fisiologiche. Il farmaco, pertanto, richiede particolari precauzioni o se ne impone la, vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Interazioni con altri medicinali e altre forme di interazione diuretici, ACE inibitori e antagonisti dell'angiotensina II. I FANS possono ridurre l'effetto dei diuretici e di altri farmaci antiipertensivi. In alcuni pazienti con funzione renale compromessa, per esempio pazienti disidratati, vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Interazioni riportate su letteratura scientifica internazionale prima di prendere Liometacen insieme ad altri farmaci come acido acetilsalicilico Angelini, acido acetilsalicilico Aurobindo, acido acetilsalicilico DOC generici, acido acetilsalicilico più acido ascorbico COP, acido acetilsalicilico EG, acido acetilsalicilico CORCA, compressa gastroresistente, acido acetilsalicilico LFM, acido acetilsalicilico Milan, acido acetilsalicilico Sandoz, acido acetilsalicilico Teva Italia, algopirina, alcaefer, antireumina, asadrox, ascriptin, aspirina ACT dolore infiammazione, aspirina C, aspirina, compressa, aspirina dolore infiammazione, aspirina EFERV. Più vitamina C, granulato, aspirina influenza naso chiuso, aspirina rapida, aspirina EFTA, cardioaspirin, cardioral, carin, clopidogrel e acido acetilsalicilico Milan, coumadin, duopladin, euspiflu, farubeflu, istantal, neonisidina C, neonisidina, rosuasa, symptom, vivin, vivin C, eccetera.
Chiedi al tuo medico o farmacista di fiducia di verificare che sia sicuro e non dannoso per la tua salute. Assumere l'Iometacen durante la gravidanza e l'allattamento. Posso prendere l'Iometacen durante la gravidanza e l'allattamento? La somministrazione di l'Iometacen deve essere sospesa nelle donne che hanno problemi di fertilità o che sono sottoposte ad indagini sulla fertilità. L'inibizione della sintesi di prostaglandine può interessare negativamente, vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Effetti sulla capacità di guidare veicoli e sull'uso di macchinari. Poiché l'indometacina, in alcuni pazienti, può determinare senso di stordimento, vertigini e cefalea, di ciò devono essere avvertiti coloro che potrebbero condurre veicoli di qualsiasi tipo o attendere ad operazioni richiedenti integrità del grado di vigilanza. Effetti indesiderati. Gli eventi avversi più comunemente osservati con i FANS sono di natura gastrointestinale. Possono verificarsi ulcere peptiche, perforazioni o emorragia gastrointestinale, a volte fatale, in particolare negli anziani, vedi sezione, vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Sovradosaggio. Non si conoscono casi di sovradosaggio con l'Iometacen. Nel caso dovesse succedere, praticare una terapia di sostegno. Si consiglia di seguire il paziente per alcuni giorni, sorvegliando l'eventuale comparsa di disturbi gastrointestinali. Proprietà farmacodinamiche. Categoria farmacoterapeutica. Analgesico, antinfiammatorio e antireumatico non steroideo. Codice ATC. M01AB01. L'Iometacen, indometacina medlumina, è un prodotto dotato di elevata attività analgesica. L'Iometacen è sotto forma di sale idrosolubile dell'indometacina. Proprietà farmacocinetiche. Le indagini farmacocinetiche eseguite su soggetti umani trattati per via intramuscolare con l'Iometacen in dosi equivalenti a 50 mg di indometacina hanno documentato la presenza di tassi plasmatici di indometacina, dati preclinici di sicurezza tossicità acuta. DL50, ratto per SC, 21,2 mg/kg DL50, ratto per IP, 22,6 mg/kg DL50, coniglio per IV, 234,8 mg/kg. Tossicità cronica ratto, per IM 180 giorni, 3,86 mg/kg/die. Cane, elenco degli eccipienti. Una fiala di polvere contiene manditolo, meglumina, sodio fosfato bibasico bidrato, potassio fosfato monobasico. Una fiala di solvente contiene acqua per preparazioni iniettabili. Fonte, foglietto illustrativo. AIFA, Agenzia Italiana del Farmaco. Le informazioni presenti possono non risultare essere aggiornate. Per avere accesso alla versione più aggiornata, si consiglia l'accesso al sito web dell'AIFA, Agenzia Italiana del Farmaco. Grazie per avermi seguito fino a qui, spero che la PharmaMax ti sia stata utile, iscriviti al canale e sarai informato sulla pubblicazione dei nuovi video bugiardini. Buon proseguimento, ci vediamo al prossimo farmaco esaminato.